Buonasera ai nostri telespettatori, bentornati all'informazione locale di RTA Acerabbia sul nostro territorio per l'improvviso taglio del Milano-Livorno, servizio fondamentale per i pendolari, ma non solo, un disservizio l'ennesimo che si va a sommare ai tanti altri che mettono a dura prova gli abitanti della Valtaro. Una linea importantissima per il territorio delle valli del Taro e del Ceno, cioè la Milano-Livorno, a servizio dei pendolari e dei turisti, è stata per ora tagliata. Offriva collegamenti da Borgotaro e Fornovo a Medesano, Noceto, Fidenza e Piacenza da un versante e dall'altro alla Lunigiana e alla Versilia. In particolare sia la corsa mattutina passante a Borgo Val di Taro alle ore 8 sia la corrispondente corsa serale davano alle vallate un significativo e fondamentale servizio. Ora tutto è trasferito su pullman con svantaggi in termini di tempi, di costi e di notevoli disagi logistici. Quello che preoccupa di più, al di là di questi servizi sostitutivi a causa dei lavori in corso sulla linea, è l'allarme che abbiamo raccolto tra i pendolari e che è stato lanciato anche da un recente resoconto dell'emittente televisiva di RTA Video Taro. Le corse Milano-Livorno, ora sospese, sono destinate ad essere definitivamente tagliate e soppresse? Il partito di Fratelli d'Italia si fa da subito interprete dei disagi che gravano oggi sui viaggiatori e delle preoccupazioni dei tanti cittadini che vedono nella eventuale soppressione della linea un altro colpo pesante e insopportabile per la qualità della vita delle valli del Taro e del Ceno. Perciò chiede immediatamente ai propri consiglieri regionali e in particolare a Giancarlo Tagliaferri, piacentino, di sollecitare il governatore dell'Emilia-Romagna e il suo assessore ai trasporti affinché garantiscano il ripristino delle corse del Milano-Livorno nei più brevi tempi possibili. Non sarebbe infatti assolutamente accettabile un ulteriore impoverimento dei trasporti pubblici locali per un territorio montano già così fortemente penalizzato a causa di tanti altri lacunosi servizi collettivi e di infrastrutture precarie e inadeguate. Intesa San Paolo pronta a chiudere oltre alla filiale di Berceto anche quella di Bedogna. I sindaci non ci stanno e scrivono alla direzione generale. Con loro anche altri due primi cittadini. Come un grido di protesta univoco, i quattro sindaci dei comuni interessati dalla chiusura delle filiali di Intesa San Paolo, per ora solo vociferata, scrivono una missiva alla direzione regionale della banca. La lettera è firmata da Luigi Lucchi, sindaco di Berceto, Giampaolo Serpagli, sindaco di Bedogna, Francesco Trivelloni e Antonio Dodi, rispettivamente primi cittadini di Fontanellato e San Secondo Parmense. Anche nei loro comuni, infatti, insieme ai due di montagna, sarebbe imminente la chiusura delle banche di Intesa San Paolo. Ecco i contenuti dell'esposto. Abbiamo appreso, da voci non confermate, che è vostra intenzione chiudere da settembre 2020 gli sportelli dei comuni da noi amministrati. Se le voci sono confermate, ci lascia perplesso il metodo che non tiene conto di una certa cortesia istituzionale. Ma soprattutto chiediamo il motivo che vi ha portato a scegliere questi sportelli. Come è noto, i municipi non sono solo dei certificatori di quello che succede all'interno del proprio comune, ma soprattutto la casa per discutere degli eventuali problemi e delle possibili soluzioni che portano a condividere dei percorsi. Quindi, questa nostra per chiedere un confronto diretto che porti a verificare quali possono essere le vostre problematiche e che tengano presente le nostre necessità. Ieri a Parma e provincia nessun decesso si è registrato a causa del coronavirus, 8 i nuovi casi di contagio, nessun decesso per Covid in tutta la nostra regione. E a proposito di emergenza Covid, dai bardigiani di New York sono arrivate 1500 mascherine da donare agli ospedali di Borgotaro e Parma.
Dagli emigrati di Bardi che risiedono a New York arriva un nuovo gesto di solidarietà per gli ospedali di Borgotaro e Parma. Sono state infatti donate 1500 mascherine protettive che verranno utilizzate da medici, infermieri ed operatori tecnici del Maggiore e del Santa Maria. La Bardi Valceno Community of New York ha voluto così esprimere una concreta vicinanza alla propria terra d'origine, ricordando attraverso il dono la memoria degli scomparsi Joseph Bertorelli, Maria Zazzera e Eishi e Gabriella Zuda. Le mascherine, ennesimo gesto di solidarietà giunto dai cittadini della Valceno emigrati oltreoceano, hanno una classe di protezione FFP2 ad alto potere filtrante e a breve verranno distribuite agli operatori. 1000 saranno destinate all'ospedale di Borgotaro, 500 donate al Maggiore di Parma. Siamo molto grati per questo nuovo gesto di generosità, ha commentato Giuseppina Frattini, direttore sanitario AUSL, che aiuta concretamente i nostri professionisti e rafforza i legami sempre vivi con le comunità degli emigrati. Ringrazio la Bardi Valceno Community che ci offre un aiuto indispensabile per svolgere il lavoro quotidiano in sicurezza, ha concluso Ettore Brianti, direttore sanitario dell'azienda ospedaliera universitaria di Parma. I cimiteri delle frazioni del comune di Bardi sono nel degrado e in abbandono? Sul quotidiano locale appare un articolo, ma il sindaco Mandelli, prove alla mano, smentisce la falsa notizia. Gli organi di informazione non facciano troppo affidamento ai social, in quanto spesso sono fuorvianti e non veritieri, ma si rivolgano agli amministratori o ai tecnici comunali per qualsiasi disservizio venga riscontrato, visto che, almeno da noi, l'ascolto non è mai stato negato a nessuno. A scrivere è il primo cittadino di Bardi, Giancarlo Mandelli, dopo che nella giornata di ieri il quotidiano di Parma e provincia ha pubblicato un articolo nel quale si denuncia il degrado e l'abbandono dei cimiteri, in particolare quelli di Faggio, Grezzo e Sidolo. Una notizia assolutamente infondata, prosegue Mandelli, che con prove alla mano la smonta. Il primo taglio dell'erba nei cimiteri è avvenuto in ritardo da quando programmato ad inizio anno e continuamente interrotto da urgenze quotidiane. Ma ad oggi, 6 luglio, tutti i 17 cimiteri sono stati sfalciati ed è già iniziato il secondo taglio, come evidenziato nel rapportino dell'incaricato. Ed infatti, dal rapporto allegato da Mandelli, si legge chiaramente che nei cimiteri sotto accusa il taglio dell'erba è avvenuto lo scorso 19 giugno, 15 giorni prima dell'uscita dell'articolo. È stato importante, prosegue il sindaco, l'aiuto dei volontari, come l'intervento dei cantonieri, in quanto la stagione non ha aiutato, poiché, come molti forse non sanno, il taglio dell'erba dei cimiteri non può essere fatto quando questa è bagnata da pioggia o rugiada, altrimenti si sporcano le tombe. L'amministrazione Mandelli, appena insediata poco più di un anno fa, tra i primi problemi che si è trovata ad affrontare è stata proprio l'incuria dei cimiteri. Quindi, spiega ancora il sindaco, abbiamo aggiunto il terzo sfalcio ai due annuali che erano a bilancio da noi ritenuti insufficienti nel rispetto dei defunti e di chi accede ai cimiteri. L'ordine e la pulizia sono per l'amministrazione di Bardi una priorità per tutto il territorio e a tale proposito si stanno valutando modifiche all'attuale gestione dei rifiuti ritenuta non ottimale. Non nego, conclude Mandelli, che attualmente vi siano ancora disservizi, ma tutti siamo consapevoli dell'evento eccezionale che ci ha coinvolto e travolto, costretti ad una quarantena forzata che ha ritardato tutto. Da domani, mercoledì a turno, lo prende avvio il mercato settimanale. Quella di domani, mercoledì 8 luglio, sarà una data storica per Tornolo. Per la prima volta, infatti, verrà organizzato un mercato nel centro storico del comune, un'iniziativa fortemente voluta dal sindaco e da tutta l'amministrazione. Avrà luogo nelle vie principali del paese, iniziando al mattino presto da via Mantegari. Non vi saranno ingressi contingentati, l'accesso sarà libero, con la sola presenza dei vigili ad assicurare il mantenimento della distanza sociale e quindi della sicurezza e l'utilizzo delle mascherine. Sarà un mercato inizialmente di piccole dimensioni, con circa 6-7 banchi prettamente alimentari di prodotti tipici e biologici, ma se la gente risponderà, riferisce il sindaco Renzo Lusardi, verrà svolto a cadenza settimanale e il numero dei banchi e commercianti aumenterà di volta in volta.
Per questo, prosegue Lusardi, mi auguro che si inizi subito con una buona affluenza e di renderlo una tradizione stabile, come anche succede in altri comuni, in ricordo delle attività commerciali presenti anni fa a Tornolo. Si tratta di un momento decisamente positivo per il comune. Dopo l'inaugurazione dei giardini pubblici, arriva un'altra iniziativa per ridare lustro e vivacità alle vie principali. Lo stesso sindaco esulta anche sulla propria pagina Facebook, annunciando l'evento con le seguenti parole: «Finalmente le persone e gli anziani che non hanno possibilità di usare i mezzi di trasporto potranno tornare a fare la spesa nelle vie del centro». Ci siamo, ormai è iniziato il conto alla rovescia per la festa della Madonna di San Marco 2020, si comincia giovedì. Vediamo tutte le celebrazioni. Come ogni anno, la festa della Madonna di San Marco a Bedogna rappresenta uno dei momenti più sentiti e partecipati dell'intera vallata. Una festa che coinvolge tutta la comunità, coloro che amano queste terre e quelli che da queste montagne se ne sono andati molti anni fa in cerca di fortuna. A solennizzare le celebrazioni in onore della Madonna di San Marco sarà la presenza a Bedogna del Vescovo Monsignor Gianni Ambrosio e, se il tempo lo permetterà, tre celebrazioni si svolgeranno nel parco del seminario vescovile. Quest'anno non vi sarà la celebrazione con gli ammalati ed il consueto appuntamento con il concerto del corpo bandistico Glenn Miller Band, ma restano confermate le Santa Messe ed alcune cerimonie collaterali. Vediamo il programma nel dettaglio. Giovedì 9 luglio alle 21, predicato da Don Daniele Neri con inizio del triduo in preparazione alla festa. Sabato 11, nel parco del seminario alle 16, si terrà la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Gianni Ambrosio in suffragio dei defunti degli scorsi mesi per i quali non è stato possibile celebrare i funerali. In serata alle 22 si svolgerà la Santa Messa. Il giorno della Madonna della Consolazione, domenica 12 luglio, le messe si terranno al mattino alle 8, 9, 10, 11 e mezzogiorno. La messa solenne delle 10 si terrà nel parco del seminario e sarà concelebrata e presieduta dal Vescovo Ambrosio. Nel pomeriggio nel parco alle 17 la consueta benedizione dei bambini e in basilica alle 17.30 l'adorazione eucaristica, mentre alle 18.30 la Santa Messa per gli emigrati. Alle 21 celebrazione dei Vespri e alle 21.30 Santa Messa a ricordo dei sacerdoti defunti, in particolare Monsignor Silvio Ferrari e Monsignor Renato Costa. Come ogni anno, la giornata del lunedì è dedicata agli ex alunni del seminario bedognese, sacerdoti e nonne, che qui si sono formati sotto la materna protezione della Madre della Consolazione. Il programma del 13 luglio prevede la messa alle ore 10 e sono invitati tutti i sacerdoti che in questo anno festeggiano il 60esimo, il 50esimo e il 25esimo di ordinazione, nonché tutti gli ex alunni, collaboratori del seminario e operatori pastorali del vicariato Valtaro Valceno. Si proseguirà alle 12.30 con il pranzo nel refettorio del seminario e alle 17.30 la Santa Messa. Le celebrazioni per la Madonna di San Marco si concluderanno alle 21 con il rosario, il canto del Magnificat e la benedizione eucaristica. La festa della Madonna di San Marco, così venerata e cara alle popolazioni delle nostre vallate, sarà più sobria ma più autentica, come spiega Monsignor Lino Ferrari, rettore del seminario. Chi verrà al santuario avrà nel cuore un solo desiderio: incontrare la Madre della Consolazione. Ci sarà la possibilità di confessarsi in santuario o all'aperto e ad ogni fedele verrà consegnata una scheda guida, un'ora di preghiera con Maria, con la proposta di un percorso a tappe in vari punti del santuario e del parco del seminario. Varsi Montagna 2000 sta effettuando lavori di ricerca di nuove fonti di approvvigionamento idrico. Da diversi giorni a Varsi si stanno eseguendo lavori di ricerca di nuove fonti di approvvigionamento idrico per l'impinguamento degli acquedotti comunali. I lavori vengono effettuati per conto di Montagna 2000, presente nella gestione del servizio idrico integrato in diversi comuni del territorio delle valli del Taro e del Ceno e che si occupa della gestione di tutte le fasi necessarie a rendere l'acqua fruibile e disponibile all'uso e consumo civile ed industriale. Si va dal prelievo alla potabilizzazione fino alla distribuzione
distribuzione agli utenti, dalla gestione dei sistemi fognari alla depurazione, sino alla restituzione delle acque all'ambiente. Le fonti di approvvigionamento idrico sono costituite da falde sotterranee, da acque superficiali in misura minore e da sorgenti. L'utilizzo di fonti diversificate permette di far fronte a periodi di siccità, utilizzando nel periodo invernale la maggior parte delle acque fluenti, così da risparmiare nei territori dove è disponibile la risorsa accumulata negli invasi per l'utilizzo nei periodi di magra dei corsi d'acqua. Il progetto prevede l'eliminazione del trasporto di acqua per l'impinguamento dell'acquedotto del capoluogo di Varsi nel periodo estivo e nei periodi di punta di fabbisogno, una riduzione dei servizi all'utenza determinato da mancanza di acqua in particolare durante le ore serali nel periodo estivo e nei fine settimana, un aumento della disponibilità di acqua alle utenze collegate alla condotta di adduzione tra il serbatoio di Tosca e quello dei Pontremoli, con un miglioramento della qualità dell'acqua distribuita. Il sole ha portato alla ditta Nuova Montelli una settimana piena di offerte. Bietola a 1,49 euro al chilo, melone di origine italiana a 0,98 euro al chilo, verza cappuccio a 1,49 euro al chilo. E per combattere il caldo estivo troverete angurie, ananas e altri prodotti di stagione. Contattateci al negozio di Via Cassio al 338 5928 845 o al magazzino di Via Europa 0525 96 361. E ora anche al mercato del lunedì mattina. Ditta Nuova Montelli, sempre più vicino a voi. Passate parola. Verifichiamo la qualità dell'acqua destinata al consumo umano secondo gli obblighi del decreto 31 del 2001 e ne analizziamo salubrità e potabilità fino al punto di consegna, concordando con gli enti competenti il piano di autocontrollo. Durante tutto l'anno monitoriamo più di 2000 parametri chimici e microbiologici su oltre 200 campioni d'acqua. Montagna 2000. Nuova energia al territorio. Più che mai la qualità dei prodotti che mangiamo è importante. Caseificio Porcari e Tambini a Borio di Bedonia. Dal produttore a casa vostra, consegna a domicilio ovunque, tutto nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. Spaccio Borio di Bedonia, aperto al pubblico. Telefono 0525 826154 oppure 335 6614 400. Mail info@porcaritambini.com. Davide e Bruno della ditta Fortunati Elettrodomestici e TV proseguono il 2020 con le seguenti offerte. Scopa elettrica Roventa, senza sacco, con potenza aspirante regolabile, comprese nel prezzo la spazzola multiuso tappeti pavimenti e la spazzola parquet. Offerta imperdibile a 109 euro. TV TCL 65 pollici, Smart TV, Ultra HD 4K, Digital Video Broadcasting di seconda generazione, scontatissima a 599 euro, montaggio compreso. Incredibili novità vi aspettano, come le pile Duracell a bottone 2025 e 2032 a 2,99 euro, casse Bluetooth portatili a partire da 29,90 euro, lavavetri Carcher a soli 64,90 euro. Inoltre vasto assortimento di frigoriferi a libero posizionamento, vintage, statici e no frost. Lavatrice Candy 10 kg classe energetica a 3+, 1400 giri di centrifuga, lavaggio a vapore, maxi oblò, occasione da non perdere, 429 euro. Si ricorda la gentile clientela che la ditta prosegue inoltre nell'installazione, riparazione e assistenza di tutti i vostri elettrodomestici e da oggi potete seguirci anche sulla pagina Facebook. Davide e Bruno della ditta Fortunati Elettrodomestici e TV vi aspettano nel negozio in Largo Roma al Civico 3. Più fortunati di così, coraggio, cosa aspettate? Super.
L'ipermercato Carrefour di Bedonia offre il servizio a domicilio gratuito nel comune di Bedonia, coprendo anche i comuni di Tornolo e Compiano. Grande novità al Carrefour di Bedonia: sushi fresco di ottima qualità con ordini su prenotazione nei giorni di giovedì, sabato e martedì. Buon appetito! Per ordini e informazioni 0525 824535. 35. Per ordini via mail info@supermercatosmc.it. WhatsApp 333 6793 607. La ditta Centro Serramenti di Del Nevo Riccardo a Borgotaro Parma da 40 anni sul mercato vi propone le novità più esclusive in termini di sicurezza su diversi tipi di serramenti, offrendovi come sempre un'ampia gamma di scelte tra porte scorrevoli, porte blindate, inferriate, persiane blindate in alluminio, tapparelle, zanzariere, porte interne laminate, laccate e legno massello, tettoie, pergolati, infissi in PVC, legno e alluminio. La ditta Centro Serramenti di Del Nevo Riccardo vi offre anche servizio di restauro di persiane e finestre e vi aspetta per consigliarvi al meglio con tutta la sua esperienza. Ditta Centro Serramenti di Del Nevo Riccardo, Via della Libertà 43, Borgotaro, Parma, telefono 0525 90324. Sono il dottor Carlo Fortunati, direttore dell'unità operativa complessa di radiologia del nostro ospedale Santa Maria di Borgoval di Taro. Quest'anno abbiamo eseguito 34.000 esami con un trend in crescita. Molte delle apparecchiature che noi abbiamo in uso ci sono state donate da Insieme per Vivere. Questo è un ciclo aspiratore per agua aspiratica guidati che ci è stato donato da Insieme per Vivere. Nel 2018 abbiamo eseguito circa 70 procedure con riscontro di 20 neoplasie della mammella. Continua a dare una mano alla prevenzione e alla diagnosi precoce versando il tuo 5 per 1000 all'associazione Insieme per Vivere che lavora per il tuo ospedale. Mercoledì 8 luglio avremo sereno poco nuvoloso per il transito di nubi medio-alte, temperature minime tra 14 e 15 gradi, massime tra 27 e 28, venti deboli dai quadranti orientali. Tra poco su RTA alle 20.35 sere d'estate in Appennino, conduce Giuliano Capece alle 22 il TG, alle 22.30 balla che ti passa e alle 23.30 rivediamoli dell'anno 2000. È tutto, non mi resta che augurarvi una buona serata, un buon proseguimento. Noi torniamo domani, il TG vi aspetta alle 19.35. Arrivederci.